Chi schippa è una pippa. Che? Chi schippa è una pippa. È una pippa. Ma quindi tipo, cioè, si è sciolta la gruppa perché tipo si è rubato di soldi e se n'è andato? Sì, sì, voci di corridoio dicono. Ci avrà avuto più buffi per la barra. Molto probabilmente, lui che fa tutto il salutista. Eh no, però ragazzi, la fa allora, anche l'andrino. Allora, la tutti fa... quelli che mi hanno detto, oh, si può parlare di questa persona così non ci sono più 30 che ti vengono sotto casa. Perché adesso i 30 sì, perché adesso so che stai guardando. Perché adesso i 30 vengono a pigliare sotto casa, lo odiano. Perché sei scippato di soldi. Si è scippato di soldi. Beh, comunque. Oh, non stiamo parlando questa volta di Michele. No, no, no. E comunque, vecchia scuola come Craxi, prendo i soldi e scappo in taxi. Beh, comunque lui ha tenuto fede. Bella. Lui è italianissimo. Ha tenuto fede a questa tradizione. Cosa italiana. Sai, le culture, le radici. Sì. Vedi qui lì. Che bello sapere tutto della scena italiana e non poter dire, dire niente perché siamo in una guerra fredda. In realtà c'è un gioco di poteri che dove noi siamo in mezzo a tutti e tutti ci dicono tutto, e il giorno che parlo io finisce come mani pulite, ve lo dico. Però devi disimparare a parlare. Beh, c'hai ragione. Sigla. È tornata la sigla, pezzi di merda, chi schippa una pippa. È tornata. Bravo, Fiorello. Oh, Lolo, ciao. Ciao, Lolo. Ho parlato col tuo capo l'altro giorno, no? M'ha detto... Ma chi? Shalom, Sharon. Ma che Sharon? Io volevo salutarti, Fra, ciao, Fra. Chi è Fra? Che non parleremo male perché siamo amici di quell'altro e neanche perché ci paga quell'altro, ma semplicemente perché Lolo è merda. Ah, sì, no, parliamo male perché ci vogliamo male a Lolo. Però io ti voglio bene a te. A te personalmente, sei una brava persona, ti voglio bene. Ah, sì. Anche se potresti sbloccare Fedez, che vuoi, non è che ti ha fatto... E sbloccalo Fedez. Ah! Ciao, Fra, non l'avevo capito. Non l'avevo capito. Lo so che stai guardando, so che ti diverti, quindi per questo ci permettiamo di scherzare. Allora, io già dico, questo vende tantissimo. Sì. Perché è spinto tantissimo. Sì. Ma nessuno che lo spinga che... sotto un tram. Dai, fammi dire. Sentilo, tram. La morte non si augura a nessuno, nemmeno a Lollo. Ma guarda che questo è solo uno dei tanti mondi in cui sperimenti questa energia che entra. Che morti. Sono, tu sperimenti questa vita in questo in questa dimensione quando muori, non è che sperimenti Lolo, altro. Noi ti vediamo, non ti vogliamo bene, ma non ti vogliamo neanche che tu faccia la fine di quello che mi hai mandato come sicario per farmi picchiare, che poverino è morto. Gli vogliamo molto. No. Gli vogliamo molto che bene. Che non lo muoia, no, che smetta di fare musica. No, che smetta di fare il coglione, che è diverso. Non può, però quello non è può. Intrinseco. Ma senti, se Lolo smettesse di essere Lolo. Ma le Lolowers. Ma io spero che venga le Lolowers qua sotto. Allora, mi hanno detto che sto giro il pezzo è bello, vediamo. Sfoghi di una vita complicata. Ah, pensavo quelli che avevi in faccia. Ma non c'ha sfoghi. Ma gli sfoghi. Ma è proprio la sua faccia? Sì. Non è un assieme di tumori. È solo cacca. Ok. Satira. Non la capiscono la fatta. Bianco e nero. Bianco e nero così è. Entra così a fare il coglione. Boh, sono incazzato, fammi registrare che mi sfogo con la musica. Sì, non minacciando le ragazzine. Cos'ha? T'ho sentito. Danti mi conosce. Danti ti conosce? Bravo. Stare bene, poi fare il piglia. Sto meglio se rimpianci. Bella produzione, Fish, molto bella. Ora una casa stupenda. Un bagno di merda. Un bagno di merda, credo. No, lo so che non stai parlando a nessuno. Che problemino. Beh, è un grande attore lui, sì. Ti è caccato sangue. Addosso. Ah, era sangue? Sarà mestruato. Fish, che porca troia, piuttosto muore. Ha preferito morire, guardalo. Ha ammazzato Fish. Sì. Quello che mi rompe il cazzo è lui ha una capacità di scrittura che è molto... Peccato per Flo è vero, veramente fastidioso. Davvero, è una... Sto magazine è una barzelletta. Sì, credo sì. Ma insomma Fish? Mi hanno detto che ti vesti bene, che sei... Ma a vederti non ti vesti bene come me. Lui è convinto di vestirsi bene, faccio anche le storie se vestito con me.
Ma, bravo. Ma e si spalma, lui si eccita con la spalmandosi la merda in faccia, credo. Gratela, vabbè. È uno di quelli raga, che raga, stavolta non mi è piaciuto il video, comunque. Sai perché? Perché l'idea era di Lollò. Se non ci gioco le palle. Boh, non lo so, io conosco i ragazzi di Trilatera. Ma sicuramente voglio fare il video, adesso sono ammazzato tutti. Prima di cominciare a leggere il testo, facciamo un attimo un'analisi di cosa abbiamo sentito e visto. Mi è caduta la tristezza perché personalmente trovo che Lollò abbia una capacità di scrittura molto bella, che riesca semplicemente a mettere quello che è lui. Lui è chiaramente un malato di mente folle. Ma se gli dici così viene duro. No, lui, infatti, ma io volevo fargli un complimento. Ma siccome perché è un merda, non ha neanche la possibilità fisica di uccidere come no, vuoi. No, infatti, con l'infame che ti ha toccato. Ti avvelena da dietro. No, ti avvelena ancora la peggio. La coltella Lollò mi dicevo con una puntata. Vieni, che ti porto a mangiare fuori e ti e mette il Rufus. Il Rufus? No, Rufus. Rufus è il cane del vicino. È proprio un Rottweiler che ti uccide. Il Rottweiler, nella pasta asciutta. Tu apri la pasta asciutta, esce un Rottweiler e ti spara. Sai la pasta asciutta? Una mia vicina di casa della Calabria che si chiama la chiamava pasta asciutta. Perché? Perché mangiava solo insalata. Non lo immagino. So, però in realtà lei non vogliamo sapere perché la chiamiamo la pasta asciutta. Forse credo perché il sugo era collosa. Sì. Perché sudava ricotta. Probabilmente. Faccia di scrittura di Lollò. È niente da invidiare a quando, dei rapper. Quando imita vedi Rancore è figo. Non ha imitato Rancore però in questo pezzo, eh? No, come Flo no. Come Flo no. Scrittura sì. Come scrittura. No, no, in realtà. Allora, fatto primo pezzo bello, secondo ha fatto la cosa alla Gali. Alla Eminem uscita male, ma ne ha fatto sempre il suo, che poi lui quel poco di cultura spicciola che c'ha cerca di snocciolarla, fatela pesare anche. Però ci può leggiamo stare il testo, che io sono sicuro che la seconda parte è Eminem uscito male, te non l'ho colto. Cioè bello il pezzo di Fish che ha preferito morire piuttosto che finire da street. Io metto rec e poi mi ammazzo la merda sulla maglietta che se l'ha cacata addosso e poi che se l'è spalmata. Se fosse sangue vuol dire che era mestruato. Che schifo. Fosse stato sangue. Senti, vita complicata, ma a me mi hanno detto che tu di famiglia sei pieno di soldi, che ci avete milioni di euro in banca e quindi tutta questa cosa che reciti la parte di quello che è disadattato al mondo, che non hai amici è vero, ma perché sei un però non è che hai altri problemi. Piano. Ma non è che hai altri problemi, intanto quello che vuoi te lo compro. Adesso Francesco guarda il video e ci denuncia. Ecco perché lo spingono tutti, è più di soldi, si compra le cose. Ma stronzo io che non c'ero arrivato prima, vabbè. Non è una cosa brutta essere di famiglia benestante, è una cosa brutta essere Lollò. È il parallelismo con sto magazine, ecco perché sì, lo spingono tutti. Sì, ecco perché Michele è arrivato dove è arrivato. A volte mi sveglio col massimo impegno per stare bene e poi fallisco con sdegno. Allora, fallire con sdegno. Questa è una rima del cazzo. Proprio da terza media. Infatti, perché devi fallire col sorriso. Con sdegno. No, ma poi con sdegno di chi? Il suo stesso sdegno. Sì, sdegno. Faceva rima con impegno. Vabbè. Mi intestardisco. Penso a Cristo e bestemmio. Come nella parte 1, quando ero cicciottello. Mi rendo conto che io adesso sto meglio. Se rimpiangi la scuola è perché ora sei un fallimento. Sì, lo confermo. Beh, però sì. Però alimento il lato tetro che ho dentro. Non ho sentimenti, al massimo un presentimento. Ma carino, però dai. Guarda, che è meglio sentita rappata che letta, eh. Ora vai, nuova casa, new life. Prima abitavo in colonne, sabato e mai dire mai. Un amico immaginario che ha fatto la guerra in Vietnam. Sì, vabbè, giusto, immaginario male. Ce l'hai l'amico. A Roma le persone fingono che non esisti. Devi fare il circo bar, non coi fottuti trapezisti. A Milano invece sono tutti protagonisti. Non do soldi a nessuno, non sono Lucio Battisti. Beh, figo però, è l'unico che dice effettivamente che a Milano è. Sì, sì, sì. Però non do soldi a nessuno perché comunque. Comunque applauso per questo. Vedi, io non frequento artisti, ci credo, non hai amici. Il bagno chiuso, poi i vetri, i vicini a sospettirsi. Bussavano alle pareti. No, no, non riuscivo a entrare. Per ma me dovevi crepare. Ah, okay. Io avevo altro da fare. Non ha detto niente e l'ha chiusa in aria. Va bene. Benissimo. Yeah, yeah, yeah. Ok, mi piace. Yeah. Ma ho qualcos'altro da dire. Qualcosa tipo. E qua arriva l'Eminem fatto male. Attenzione, vai. Che sono classico. Classico. Sono sempre più vuoto, mi sento sempre più solo. Ragazze ipocrite le odio, sembrate comiche proprio. Però è figo. Sei ipocrita perché ascolti le mie canzoni e poi non me la vuoi dare. Se pensate che sono cambiato è proprio divertente, vi assicuro che pure è successo ed è proprio deludente. Come hai fatto a dire che scrive bene? No, guarda che a me non dispiace quello che sta dicendo, eh. Poi l'ha messa giù male, eh. Vi giuro che continuo a vivere come un pezzente. No, è solo perché non ti lavi. Non è che cioè tu fai quello che tu fai, vuoi fare quello poeta dannato e una scusa per non lavarti. Ma compro tanti vestiti e mi tiene vuota la mente. L'amore per me è come Babbo Natale, le renne. Nel senso che si incula le renne. Lui no, va. Dai. Va tutti i giorni. In Finlandia, sposati una cavalla dopata come Varenne e muori nel totale di
disinteresse perenne. Questo è Night Narcos, perfetto. Totale disinteresse perenne. Ma va che proprio rime del brutte, te lo dico. Guarda, meglio sentirle che leggerle. Quando le ha dette aveva tanto pathos. Tanto pathos ma poco flow. Questo è il pezzo che mi è piaciuto a me. Ti innamori di una troia, primo lavoro call center, costa 40 euro, niente per un quarantenne. Poi te la porti a casa e ti accorgi che è un transgender. Ho una vita maledetta. Madonna, quando fa il poeta maledetto, sì, mi viene voglia di tagliarmi. Ho distrutto tanti cristiani e vogliono vendetta. E sai che lui la mena, che l'ebreo che uccide la gente. Vero, hai ragione. E i genocidi li fanno loro. Come Peaky Blinders, vabbè. Oh, ma raga, avete rotto il cazzo, rapper di Milano, a continuare a fare sti cazzo di riferimenti a Peaky Blinders. Raga, lo fa uno, l'ha fatto due, l'ha fatto tre, ha distrutto un cazzo. Metterò una bomba al concerto al Quirinetto, ucciderò ogni singolo uomo di vedetta, ogni singola chiusura mesce perfetta. Qua non ne ho viste. Fate nuova musica vecchia. Regina Elisabetta, la vostra legacy è una barzelletta. Vabbè. Sai perché era bello il pezzo? Perché il beat spaccava i culi. Bravo, perché Big Fish fa suonare bene anche la merda. È vero, sono d'accordo. Big Fish. Pesciolone in italiano. Se il pezzo l'avesse scritto in maniera differente, magari con delle rime un pochettino più accurate, ricercate, ma che ha detto due cose belle. Ma è uno sfogo, non è che devi dire che sì, è un allenamento. No, uno sfogo proprio personale. Questo, lui si è inventato questo personaggio che odia tutti. Se non se l'ha inventato, deve essere abbattuto e internato. Internato e abbattuto, allora. Altro che il signorino qua. A me il signorino dice amo tutti. Lui dice voglio ammazzare tutti. Non è un pezzo da buttare via per la produzione. Produzione perché bellissima. Quando lo senti il pezzo suona. Sì, ma poi anche Fish, se non fai quello che dice lui, fatto bene, ti dà uno schiaffo così forte che infatti diventi normale. Purtroppo è Lolo, raga. Io sempre Lolo il problema. Ma non è neanche di dividere il personaggio dal rapper, perché qua il personaggio e il rapper sono talmente una cosa concatenata che anche metricamente a livello di flow non è quel, non ha flow, cioè il flow è brutto, il timbre è brutto, il flow è brutto, però quando... vabbè, quella è roba personale, ripeto, questa è una roba personale, quando diciamo flow è brutto è roba personale. A me, dico, per me il flow è uno schifo, perché infatti il timbre è uno piace, schifo, il timbre non mi piace e tecnicamente è brutto. E personalmente... se la gioca con le produzioni che non le fa lui, grazie al cazzo, grazie a Dio anche, e con sta cosa che lui vuole fare il recitato è fatto pure male, perché non è che sei Shade, che sei uno che doppia, che sa fare il recitato. Non sei neanche rancore che vorresti imitarlo, capito? Perché e quindi nella dubbiosità dici beh. Poi vedi i numeri, che metà sono comprati, metà sono ragazzine ritardate, e un po' riesci a convincere quelli che vogliono investire su di te. Poi, per carità, il prodotto vende, bella per lui. Ma sì, il prodotto, cioè... ma poi a lui non è che vende per vendere, lui soldi di famiglia li ha già. Sarà uno sfizio, sarà una velleità, sarà uno spizio. A parte il fatto che l'abbiamo massacrato tutto il resto, il prodotto non è un prodotto da buttare via. No, cioè, lui ci sta sul cazzo. Cioè c'è gente molto peggio. Ma molto peggio, peggiore. Molto peggio. Invece Lolo. No, minchia, invece Lolo in un mondo di merda. Cioè in un mondo, se fossimo stati 10 anni fa non l'avrei mai detto. Ma no, lui scrive bene. Tipo quell'altra che aveva fatto con la famiglia. Non c'è niente più stupido che sognare. Già dirlo, quella era bella. Quella era bella. Questa è bella la produzione, ma letto il testo è veramente... Davvero, io penso, guarda, ti giuro, che ascoltata piaceva, portava bene. Funzione. Niente, mi sto ballando a parlare di Lolo. Ma le fan di Lolo come si chiamano? Le Lolovers. Si chiamano israelite. Satira. Muori.